Con la seconda querela, che ha dato vita al procedimento penale numero 6112/05 mod 21, il Russo, dopo aver appreso di essere a sua volta indagato per il reato di calunnie e minacce in un procedimento, mica solo per quello, ci sono 50.000 querele, anche rapinatore di banche, assassino, criminale, terrorista, drogato, spacciatore, quale calunnie e minacce? In un procedimento, dice, il numero 27938/04 mod 21, acquisito in copia, in copia. Ma se ce l'hai lì, scaturito da una querela del Corriero, denunciava quest'ultimo per il reato di cui all'articolo 368 CP. Mica solo il 368. Ma se sono un terrorista lì, ora sei un terrorista là, bah! Che per quanto riguarda quanto accaduto il 4 maggio 2004 tra Russo e Corriero, risulta impossibile acquisire al processo la testimonianza diretta di persone disinteressate, dato che i principali fatti in oggetto si sono svolti al di fuori della presenza di terzi. Ce ne sono 100.000 di testimoni, a parte il fatto che anche se non ci fossero, com'è? Allora se uno ammazza un altro, non ci sono testimoni, niente. Se fanno le denunce dice non ci sono i testimoni, basta. E comunque di testimoni ce ne sono 10, 100, 1000. Ma li vuoi confrontare? No. Vabbè. Evidenziato conseguentemente che la ricostruzione della vicenda, in difetto di ulteriori oggettivi riscontri probatori, si fonda unicamente sulla deposizione del Russo. Ma c'è anche l'altra deposizione. Comunque non è una deposizione, è una querela, ma neanche una deposizione, una dal nobile, sì, una dal nobile, sì, però sta ancora indagando dal 2006. Atteso che le dichiarazioni di quest'ultimo, in ordine alle circostanze e modalità dei fatti sottoposte a un penetrante vaglio critico reso necessario dall'evidente interesse accusatorio inevitabilmente connaturato alla testimonianza resa da persona portatrice di interessi confliggenti con quello dell'imputato. È certo che devo essere confliggente. Altrimenti mica uno denuncia, ma Cassazione 83-2000, numero 216-180. Non sono dotate, a parere dello scrivente, è un suo parere, no? Del grado di attendibilità idoneo al fine di sostenere l'accusa in giudizio, specie in considerazione della documentazione prodotta dal Corriero, quella è valida, no? Ah, quella sì, va bene. In occasione del verbale di sit rese nel procedimento penale numero 27938/04, nel quale è persona offesa. Ecco, il Corriere è la persona offesa. E allora, ma allora condannate il Russo uno o l'altro? No, nessuno. Dalla quale sembra, al contrario di quanto sembra, no? Ma tu devi appurare di quanto affermato dal Russo. Esistere tra i due un vero e proprio contratto di locazione del negozio di Via Lorenzetti? Sembra, ma non appura, no. Degli atti trasmessi dal commissariato PS Porta Genova, da cui risulta che in data 4 maggio 2004 venne richiesto l'intervento della volante Baggio della Questura di Milano e che il Russo teneva nei confronti degli operanti, un comportamento dal quale derivava una denuncia per resistenza. Ah, quello è vero? Quello è vero? Ebbene, quello l'accetta. Basta, diciamo, sono scritto così. Ma lo vuoi appurare o no? No. Per quanto riguarda le accuse rivolte ai componenti della volante Baggio, ma veramente sono loro che rivolgono le accuse, di cui si fa menzione in entrambe le denunce del Rosso,
deve osservarsi che la versione dei fatti fornita dal querelante, secondo cui egli sarebbe stato ingiustamente percosso, o ingiustamente percossi furono i questori, o uno gli altri, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che avrebbero sposato, senza ragione alcuna, la causa del corriero, appare decisamente poco credibile. Devi appurarlo, che cazzo ci stai a fare lì, pubblico ministero della minchia? Specie ove si consideri che il russo è stato, come detto, denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Ma lo dicono loro, tu devi appurare. Bastarda che non è altro. Di cui, ma poi c'è tutta la roba dentro. Niente, non è menzione. E poi c'è il trasporto alla questura, 10 ore in questura. Niente. Di cui non ha fatto alcuna menzione nelle denunce di cui trattasi. Come no, c'è scritto tutto. E d'altra parte, dice, non ha fornito alcuna documentazione delle lesioni a suo dire causategli. Come no, c'erano i referti? Disgraziata. Infatti l'ha fatto sparire. Dall'aggressione da parte delle forze dell'ordine, forze del disordine, diciamo, no? Paramilitari, insomma. Visti gli articoli 408-411 CPP. 125 DLV 271/89 chiede. Che chiede? Vediamo che cosa chiede la Cecilia Massena. Vediamo. Chiede che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre. In sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento. Non c'è niente, no? E ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio. Ma almeno me l'avesse detto. Niente, in segreto, tutto loro fanno. Manda alla segreteria polizia giudiziaria per la notifica a Rosso Angelo, con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. All'avvocato però, agli avvocati non c'è scritto che li manda. No, a me comunque non è arrivato niente. Niente, tutto in segreto, no? Milano, 7 marzo 2006. La procuratora della Repubblica, Cecilia Vassena. Sost. Siete sentiti. Thank you.